Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti in questo mio nuovo video. Allora, in questo video voglio parlare di un argomento abbastanza chiacchierato negli ultimi mesi soprattutto, ma anche negli ultimi anni, ovvero l'argomento scudetto. Teniamo sto pensiero fisso, continuiamo a illuderci, continuiamo a convincerci ogni anno del questo è l'anno buono, perché ci facciamo infinocchiare dal bel gioco di Sarri e ce lo prendiamo bello dietro al culo. Infatti sono 2 anni che non vinciamo un cazzo, ma è la storia che parla, purtroppo. Noi stiamo confermando la nostra storia. E a me questo mi chiami ancora, vedere confermare la nostra storia passata, ovvero senza vincere un cazzo, tranne la parentesi di Maradona. Invece avrei voluto un cambio di rotta, smentire la storia, ma è difficile se non impossibile. Ma l'argomento di oggi è praticamente lo scudetto, come ho detto, e principalmente il Napoli è competitivo seriamente per lo scudetto o sarà sempre il solito sogno? A questa domanda, da chiunque, sia messaggi privati sia nei commenti, da chiunque ho detto sinceramente e sempre, perché io sono abbastanza coerente con me stesso soprattutto su questo argomento, il Napoli non è da scudetto, non è. Però purtroppo io vedo persone, ho avuto a che fare con delle persone troppo esaltate. Waiu, ci dobbiamo stare calmi, dobbiamo essere umili e guardare in faccia la realtà. Noi è vero che abbiamo confermato la rosa, però o Milan compra e si è rinfondato e io non ho paura del Milan, però se riesce a ingranare diventa seriamente pericoloso. La Juve, ok, ha perso Bonucci, ma in panchina un certo Rugani che per me può diventare veramente un top player, ha preso Douglas Costa, insomma non è stata zitta la Juventus. L'Inter mi aspettava qualcosa di più. Insomma, le altre, la Roma, voglio la Roma che tutti la vedevano morta con l'eccezione di Rudiger, Salah e Paredes. Però ha pigliato Gonalon che ten esperienza. Poi ha pigliato più Kolarov che ten esperienza. Tutte quante si muovono. Noi facciamo bollille e abbiamo confermato la rosa, ma non ci azzecca un cazzo su questo. Cioè, avere confermato la rosa non significa vittoria dello scudetto assicurata, no! Tu se vuoi vincere lo scudetto, che lo stai dicendo ovunque, tu società e voi tesserati, che poi lo so che voi tesserati fate tra virgolette le veci di chi vi comanda, se volete, se parlate di scudetto, dovete comprare giocatori da scudetto, non Mario Rui rotto per mezzo anno, anzi più di mezzo anno, e lo paghi 10 milioni, o una, stesso pagato 10 milioni, ma che non ti cambia la partita, può crescere, può migliorare, prospettiva e tutte le cose appresso, però non ti cambia la partita. Tu se vuoi avere una squadra da scudetto, devi fare acquisti da scudetto, non puoi prendere un Mario Rui, devi prendere un sostituto di Gulam migliore di Gulam, non allo stesso livello o inferiore, che poi lo dirà il tempo se è inferiore, ma comunque avete capito che voglio dire? Abbiamo fatto tutto il ritiro con un vice Calleon, un terzino sinistro che già avevamo, Strinic, senza portiere, che abbiamo passato tutta l'estate con Reina, rinnova o non rinnova. Io a questo punto a Reina, visto che sta facendo dire molla o mannasso via, che poi continuano a dire mamma Napoli, un spogliatoio, tena leadership, che se che l'altro, ma io se chi amava Napoli invece di fare dire molla accettava e basta, invece di chiedere 3 milioni e 5, 3 milioni e 5. È un po' come Donnarumma, no, fate Donnarumma, amo il Milan, ma voglio 6 milioni. Yeah, ma chi vuoi sfottere? Ya, yeah, chisto, per favore. E un vice Isai, un terzino destro, che poi vice Isai. Isai non è un giocatore da scudetto. Questa è la realtà, ma io è la rosa che non è da scudetto. Confermare la rosa non significa, ripeto, vincere lo scudetto matematicamente. È inutile che vi esaltate, è inutile che sognate, perché mi sono rotto le palle di sognare. Io voglio agire.
Voglio le cose reali. E la mia realtà, la realtà di tutto, è che ok, abbiamo confermato la rosa, che ha superato record su record l'anno scorso, che ha fatto record di punti, che ha fatto più gol senza Milik, la punta centrale, e bla bla bla. Ma non significa, confermare la rosa non significa vincere lo scudetto. Gli scudetti si vincono con un centrocampo forte. Cosa voglio dire forte? Noi abbiamo un centrocampo di qualità e di prospettiva, va bene, ok, però se volevi vincere lo scudetto andavi dal Chelsea e chiedevi Matic, per esempio. Per esempio, li spendevi 30 milioni, perché cazzo tu gli hai i soldi. Non dite no, non dite che il budget è questo, il fatturato. Strozzate, stronzate. Tu i 30 milioni, visto che li hai cacciati per Maximovic l'anno scorso, li potevi prendere per Matic, che poi non vale 30 milioni, ma secondo me il Chelsea lo valuta 40-50. Dettagli. Ma comunque ci provavi a chiedere Matic. Ci provavi. Perché al centrocampo del Napoli serve un centrocampista fisico, uno che scasse coscia agli avversari, come voglio dire. Poi Mertens, discorso Mertens, io voglio bene a Mertens, ma non è sempre domenica. Non è che l'anno scorso ha fatto 28 gol e l'anno prossimo li rifà. È inutile che ci facciamo film in testa, ci convinciamo, ci autoconvinciamo dei fantasmi dell'anno scorso. Che poi io sono sicuro, poi posso sbagliare, però io mi ci gioco la mano per non dire altre cose, che sicuramente andiamo tra i primi 4 posti, perché la squadra ce l'abbiamo. È inutile dire no siete deboli, no siete provinciali, no questo e no quello. Abbiamo una squadra forte, punto, ma non è da scudetto. Mettiamocelo in testa, perché poi voglio, se vediamo Reina, andata a vota, confermare Reina, e automaticamente abbiamo regalato 15 punti. Automatico. Poi vice maggio, ma veramente pazziamo. E questa è la mia prima critica ufficiale che faccio, non tanto alla società Napoli, ma ai tifosi. No, pure alla società Napoli, perché la società parla di scudetto e non ha pigliato i giocatori da scudetto, ma verso i tifosi che si esaltano per un non nulla. Io per questo non mi trovo bene più a indossare i panni da tifoso. Infatti io sono tifoso solo nei 90 minuti del Napoli, della partita. Poi me la tolgo la maglia da tifoso e parlo, cerco di parlare obiettivamente della partita, parlando delle cose positive ma soprattutto negative. Perché parlare delle cose solo positive oscura le cose negative. Comunque, ma io mettiamocelo in testa, fin quando il Napoli non cresce di fatturato, e non è una scusa, non è un alibi, perché pure io lo schifo l'alibi, il fatturato come alibi, purtroppo senza fatturato non puoi andare avanti, non puoi vincere. Che poi con il discorso fatturato vi farò un po' un video a parte per parlare nel maniera dettagliata come si può crescere di fatturato. Questa è la realtà. Però non puoi spendere 20 milioni, Mario Rui e Unai, che sono due giocatori di terza categoria, terza, quarta categoria. Possono fare bene, senza ombra di dubbio, ma non sono da scudetto. Quindi inutile illuderci. Soprattutto i giornalisti che pompano tutti i giocatori che vengono a Napoli. Scusate per questo sfogo, ma io me lo volevo fare verso quei tifosi che sono esaltati al massimo, verso che sognano troppo, ma io dei sogni mi ci lavo le mani. Io voglio la realtà. La realtà è il preliminare da affrontare. La realtà è che abbiamo confermato la rosa. La realtà è che abbiamo acquistato Mario Rui e Unai. La realtà è che continuano la società a parlare, a illudere i tifosi, e automaticamente i tifosi s'ambuccano tutto coso. Io per questo non ascolto più le parole, le interviste di De Laurentiis, dei giocatori, di Giuntoli che poi non parla mai, e di Sarri. Anche se Sarri ha fatto un'ottima cosa ad andare contro la società, a dire so cazzate che siamo da scudetto. Ha fatto buona, ha fatto bene. E spero che quella frase sia stato un segnale per dire a De Laurentiis no, non si me la scudetta e catta il jugaduro.
perché con questa attuale rosa è impossibile vincere lo scudetto. Cioè, ci rendiamo conto che abbiamo al Biolo Koulibaly gli unici affidabili di cui io mi fido, e in panchina abbiamo Maximovic strapagato, Tonelli e Kirikes. Ma al posto di Isai, se Isai ce ne frevo in Champions, gli quam con maggio. Tieni, stiamo a posto. L'unica competitività in rosa che c'è è al centrocampo. Però il centrocampo non è esperto, ma è il classico centrocampo di prospettiva. Fin quando ci accontentiamo dei giocatori di prospettiva, perché tutti a dire la società ha fatto buono sui giocatori di prospettiva, allora non andiamo avanti. Però ribadisco, per comprare certi giocatori hai bisogno del fatturato. Allora, dopo tutto questo sfogo che ho fatto, e mi scuso per la durata del video, devo dire che io sono soddisfatto del Napoli, sono contentissimo. Per chi mi reputa di un'altra fede calcistica, io tifo Napoli da quando sono bambino e lo seguirò anche se dovessimo andare in eccellenza. Penso che questo sia stato appurato, penso che qui io sia stato bello chiaro e conciso, che vi entri in quella testolina bacata. Le cose positive del Napoli è che, ok, abbiamo avuto fortuna, come molti dicono, però non a caso siamo da 8 anni in Europa. O almeno un motivo di gioia ci sta, abbiamo pur sempre vinto qualche trofeuccio, però sono pur sempre 2 anni che non vinciamo un cacchio, sono pur sempre 2 anni che, come ho detto prima, ci facciamo accecare dal bel gioco di Sarri, che poi il bel gioco di Sarri è bello fino a un certo punto, perché il gioco di Sarri è troppo offensivo, che poi se perdiamo palla veniamo finocchiati per Benino con contropiedi, oltre a un portiere che non abbiamo. Comunque, per finire il video, vi chiedo fiducia alla società, alla squadra, anche se la società mi fa intossicare, ci fa intossicare tutti quanti, dobbiamo essere orgogliosi di tifare Napoli, di seguire il Napoli e di criticare, soprattutto perché io non ho visto manco una critica, sono io l'unico pirla che critica, ma di criticare il giusto. Stiamo con i piedi per terra e restiamo umili, perché io preferisco il silenzio, che poi vedremo a maggio cosa succederà, perché a parlare troppo non succede veramente nulla. Un saluto a tutti, forza Napoli sempre, ciao a io. Oh, aspettate un momento prima di chiudere questo video. Un momento, aspettate. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto e fatemi sapere soprattutto le vostre opinioni riguardo al video di oggi. Inoltre vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare soprattutto la campanella per ricevere le notifiche. E che in descrizione c'è stato tutto burdel, sia i miei link per seguirmi, Twitter, Facebook, Instagram e tutto burdel appreso come ho detto poc'anzi, e i canali dei The Offiders e di altri canali che reputo interessanti. Ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.